in questo strumento della creazione di testi e giochi, in fondo c'è l'archivio di lingua, sia di test sia di giochi, perché sappiamo che nel mondo ci sarà anche qualche insegnante, ma forse, che non ha voglia di creare i propri test. E quindi per aiutarlo, forse, per aiutarlo, abbiamo già caricato noi dei test e dei giochi. Andremo a vedere come si fa. Apro l'archivio di Edilingua, ci sono diversi giochi in questo tipo, in questo caso, che posso visualizzare e poi li posso aggiungere. Ad esempio questo, visualizzo questo. Nell'ambiente insegnante si visualizza così, con un filtro, uno sfondo grigio. Nell'ambiente studente è senza lo sfondo, è chiaro. Perché? Perché l'idea è che lo studente dovrebbe farlo, chi ha chiesto? Io. Ecco. L'idea è che lo studente deve avere l'attività e lavorarci senza problemi. Per l'insegnante è solo un'anteprima. Vogliamo evitare, sinceramente, che questo venga proiettato in classe. È stato progettato per il lavoro individuale online degli studenti. È un'anteprima solo. Per lavorare qui bisogna avere precisi requisiti. E si va avanti e il montepremi qua cresce, ci sono suggerimenti, risposte sbagliate, eccetera. Quindi questo gioco mi piace, lo aggiungo al mio archivio gratuitamente. È stato aggiunto nel tuo archivio. Torno nel mio archivio, adesso nei giochi apro il mio archivio e posso modificarlo. Ad esempio, No. Sia i test sono test extra di Progetto Italiano, ma ne caricheremo anche per altri volumi, sia i giochi sono riferiti alle unità, non si trovano nei libri. Okay? E trovo questo test già pronto, anziché stare a scriverne uno nuovo, dico prendo questo e lo modifico. Ad esempio, vediamo insieme. Magari questa domanda ci sembra un tantino difficile per la nostra classe. Cerchiamo di un po' insieme di facilitarla. Questa è la banca da cui, per cui, in cui, come la posso rendere più facile? Modifico. Secondo voi? Dove? Per facilitare? Quale cancelliamo? Quale potremmo cancellare per rendere un po' più facile? Da cui mettiamo cosa? Sì, è vero. Le cambiamo tutte. Qualcosa di sbagliato per facilitare? Quando? Ok, aggiornamento. E l'ho modificato. Vado avanti. Domani Paola ha un importante colloquio, intervista, discussione. Secondo me è facile perché l'unica parola femminile è l'unica parola maschile è colloquio. Quindi se la voglio rendere un tantino più difficile, no, scontro l'abbiamo cambiato ieri, scusate. Era incontro, abbiamo messo scontro per facilitare. Ok? Vero. E l'abbiamo cambiato ieri e lo aggiorniamo. Quindi posso adattare le attività al livello delle mie classi, se magari una classe di soli uomini o di sole donne, qualche domanda la posso modificare per loro. E sempre assegno o a tutta la classe. Okay, abbiamo ancora mezz'oretta, abbiamo cose da scoprire e da vedere. Vedo che un po' le energie stanno calando, anche se avete preso il caffè. Facciamo una brevissima attività per svegliarci un po', se potete alzarvi un attimo. Forse qualcuno l'ha già visto, ma lo facciamo lo stesso. Potete alzarvi un secondo? Vediamo se la curva di attenzione è calata o se ancora riuscite a seguire. Dovrete fare esattamente quello che faccio io, dovete seguirmi, ok? Stendete le braccia e fate esattamente quello che faccio io.
Ok, adesso fate così, così, avete fatto? Riuscite ad aprire le prime due dita? Queste qua? Ok, adesso se non siete troppo stanchi e riuscite a seguirmi, dovreste poter fare questo. Un tantino stanchi siamo un po', un tantino stanchi siamo. Ok, abbiamo mandato un po' di sangue al cervello, possiamo riprendere il nostro posto.